Niente, raga, avete perso le tracce, siete persi nel boschetto. Evidentemente è stato abbastanza bravo il goblin a coprire le sue Dannazione. Direi di tornare indietro, non addentriamoci troppo senza tracce. Quello senza dubbio, però comunque il goblin va Ragazzi, fuori quando veloce. scrivete sulla tastiera, mutatevi per cortesia. Scusa. Francesco, cerco di capire dove è. Ma come si chiama? Le mura della città. In che senso? Dico, noi siamo nella parte fuori. Penso che ci sarà un muro enorme che divide il villaggio dalla città. Ma è dall'altra parte, voi venite dal magazzino, siete andati verso il bosco. Dico, State fammi andando dalla vedere. parte opposta della città. Nella parte opposta della città. Sì. Ok, vado verso le mura. Gli Quindi dico, torni seguiamo. indietro. No. Non seguo indietro, non vado indietro. Se vuoi tornare verso le mura, devi tornare indietro. Quindi mettiamo a caso le mura sono a sud, io sto andando verso nord. Sì. Sì. Ok. Da qui la casa quella con l'uscita del boscaiolo dov'è? Aspetta, quale? Quello dove siete andati a dormire la prima Dove. notte? Oppure quello che, tra virgolette, è stato assaltato dagli zombie? No, diciamo di sottopassaggio. Allora, il sottopassaggio è anche quello verso nord, più o meno, rispetto alla città. Non Cioè in direzione dove siamo noi. proprio, non in quella direzione. Voi siete a nord-ovest, quello è a nord-est. Quindi quello è nord-est. Perfetto. Va bene, io dico sì, ok, dai, ritorniamo. Ok. Allora, locanda. Quindi, Yes. Ok, abbiamo fatto cosa tutto. decidete di fare? Da soli non possiamo decidere nulla, in ogni caso. Esatto. Quando sua figlia quando esce, verso che ora esce dalla città? Lui no, ti fa capire verso le 10 di sera. Diciamo che guardo Perché comunque lei smonta da il lavorare dal suo, diciamo, lavoro di cameriera, quindi. io guardo Fred e gli faccio capire molto chiaramente che a me non piace l'idea di trovarmi in città dopo il coprifuoco, specialmente in un momento delicato come questo, dove si possono guardare gli stranieri con sospetto Ma tanto. e dove Ah. anche un'ombra fa paura. Diciamo che se potesse arrivare ad una destinazione diversa, che non infiltrarsi in casa sua di notte, sarei più contenta. No, se posso parlare, la mia idea in realtà sarebbe che noi, o meglio, io e chi vorrà venire di noi, aspetteremo magari a mezza strada. Mentre tu, con le tue particolari abilità, seguirai la ragazza da vicino, senza farti vedere, in caso i giovani ai tanti dovessero farsi un po' troppo aggressivi. Però perlomeno puoi scortarla non vista, noi strada e faremo il resto della strada assieme. Ovviamente, noi non saremo proprio sparati in mezzo alla strada, quindi se. Chiaro. In realtà sarebbe. Sarebbe interessante se questi tizi si fanno un po' aggressivi, se tutti facessi vedere, così noi avremmo un motivo in più Ragazzi, sentite per. bussare alla porta della locanda in modo molto poderoso. Aprite! Il locandiere vi guarda, guarda Fred, e Fred immediatamente chini il capo e va parando come se se ne stesse andando. Dopodiché apre la porta ed entrano delle guardie. E noi facciamo colazione. Ok. E noi facciamo colazione. Fred chini il capo senza neanche finire la discussione e se ne va, torna al suo lavoro. Le guardie si guardano intorno e guardano voi.
E noi facciamo colazione. Guardiamo, io riguardo. Poi si rivolgono verso Gwen. Ehi tu, Nana. Lo guardo. Che ci fai qui? Guardo il latte, guardo il pane, guardo il pane. Lo riguardo di nuovo lui. Non intendevo quello, stupida Nana. Che ci fai in questo paese? Quelli come te qui non sono i benvenuti. Perché non dovrei essere la benvenuta? Mi scusi, io non vi ho fatto nulla di male. Sì, non fate nulla di male. Ma se siete degli stupidi scansafatiche, venite qua, venite a prendervi il nostro cibo, il nostro latte, e neanche andate a lavorare. Pezzenti! Ho pagato per il mio cibo. Certo, e mi chiedo da quale tasche provengano quei soldi. A chi hai derubato? Dilla la verità. Dopodiché, senza neanche darvi il tempo di rispondere, sono proprio arroganti questi. Okay. Ti terremo d'occhio, Nana. Vedremo di che pasta sei fatta, se sei una ladra o peggio. Sputano in terra e se ne vanno, non prima di aver sputato sempre in un occhio al locandiere, giusto per. E quello così si prende una sputazza così a gratis nell'occhio. Ah, bene. Bene, io sono... A me è andato un po' di traverso il latte di capra. Il buongiorno si vede al mattino qui a Wellington. Sì. Sono chiaramente incazzata per questa cosa. Io vi avevo avvisata che avevo già sentito. Guarda, che i nani... Vabbè, questo già si era capito. Io qui prima o poi farò una strage. Do una pacca sulla spalla. E godrò di ogni momento. Do una pacca sulla spalla a Duncan. Francesco, non so comunque... perché il mio personaggio starnutisce. Okay, allora. Fate un tampone voi, no? Ok. Comunque, tornando al discorso che stavamo facendo prima che arrivassero le guardie. Sì. Rivolgendomi a Duncan non ricordo a Martina. Vespe. No, no, dite i nomi dei personaggi, ve li dovete ricordare, raga, o sennò vi distruggo. Perfetto. Dai, il nome di una Bond Lady. Moga schiava. E dico, mi sembra di aver capito che non è il caso che io dia nell'occhio. Ecco, diciamo che questo forse sarebbe potuto essere il caso di andare al capanno, diciamo. Quindi no, mi sa che è il caso che... Ragazzi, non credo che sia così facile. Perché se tu dai nel... Perché se tu ti comporti normalmente, ti verranno a cercare perché sanno dove trovarti. Se cerchi di stare sotto le righe, ti troveranno comunque. Sì, diranno che stai che... cercando di fare qualcosa di losco. Sì. Di soppiatto, eccetera, eccetera. Troveranno un pretesto. Esattamente cercano... quello che sto cercando di fare. E quindi è inutile. Tanto vale comportarsi normalmente. Tanto questi ci verranno comunque a trovare. È inutile cercare di scansarsi cose che tanto non ti puoi scansare. Questi cercano rogne. In realtà, e chi cerca rogne? Chi cerca rogne c'ha sempre un modo di trovarle. In realtà ce l'hanno con la Nana, se noi gli consegnassimo Roberta non avrebbe... grazie a Dio non sei lì, altrimenti il tuo naso impatterebbe violentemente contro il tavolo in questo momento. Bene, passiamo al B-Team. Ragazzi, voi tornate al magazzino? Voi due, sperduti. Sì. Ok. Ma la domanda è, ce la fanno a tornare al magazzino? No, oppure definitivamente perso? Non sono così scarsi nel tornare nei loro passi. Ah, no, oppure Davide quindi... tocca l'uccello e sparisce di nuovo. Detta così suona malissimo, Martina. L'ho detto apposta. Detta così suona malissimo. Sì, fantastica. Poi non si specifica male, quindi. Ok, ragazzi. Basta. Tiratemi percezione, voi due. 14
Per fortuna che c'è il chierico. Marco, tu stai per uscire dalla boscaglia fino a che non ti accorgi di due figure che stanno curiosando al deposito. Lo fai notare anche a Davide, sono due guardie, sono messe lì che curiosano dalle finestre per vedere che c'è dentro. Io indico le guardie al foro da. Gli faccio segno di fermarsi e di stare buono e di lasciarli controllare il magazzino senza problemi. E io mi acquatto in mezzo alla boscaglia. Niente, li vedete, loro non entrano perché non hanno modo di entrare senza rompere niente. Semplicemente si mettono lì a controllare le finestre, cercano di vedere cosa ci sta dentro. Stanno curiosando nei dintorni. Sussurro al chierico, secondo me penso che siamo nei guai. O probabilmente anche loro hanno seguito le tracce del goblin, non è detto. Penso che sappiano della propria esistenza di quel goblin. Attualmente siamo secondo me tra i primi sospettati per gli omicidi in città. Boh, intanto aspettiamo che se ne vadano e poi che tornino gli altri e gli diciamo questa cosa. Sì, meglio che sta succedendo in assenza di cannazzo. Con la testa calda potrebbe fare chissà che cosa. Sì, non è vero, in realtà sai perfettamente che cosa farò. Più che altro la nana che mi No, anche preoccupa. perché l'ho detto da lui, mi sembrava un po' Ok, Che è ragazzi, dopo un successo? po' di tempo le guardie se ne tornano in città. Direi di andare a vedere cosa è successo, se c'è qualcosa di spostato, qualcosa che No, non sono ricorda. entrati, Marco, hanno solo controllato le finestre, come ho Abbiamo detto. chiuso a chiave, quando ce ne siamo andati. Ok, ragazzi, torniamo da voi. A questo punto io chiederei al locandiere dove lavora il Fred. E lui dice, Fred è un contadino, lavora i campi qui vicino. Vabbè, ma dov'è casa di Ok. Fred? Ovviamente ve No, la casa di indica. Fred Ah, ce l'abbiamo già. ok. Va, perfetto. E Ma aveva detto anche Fred dove abitava comunque. ok, dite a Fred che noi dobbiamo prima consultarci. Il taverniere lo sa che siamo in cinque. E Non è che se ci dici tu che ora partiamo. lui annuisce senza proferire parola. Non possiamo decidere da soli, naturalmente. E dite Fred che se accettiamo l'ingaggio ci faremo vivi noi, se ne si accorgerà che andrà tutto bene. E lui vi osserva e dice, so che non è una scelta facile, soprattutto per voi, avete molto di che perdere, ma se aiutate Fred io lo apprezzerò tantissimo. Faremo il possibile. Annuisce. Avete qualche consiglio per non dar troppo nell'occhio, voi che conoscete meglio la vostra città, le vostre usanze. Le guardie qui tendono... Non perché abbiamo niente da nascondere, ma perché non vogliamo guai. Le guardie qui tendono a fregarsene, non si mettono in pericolo fuori dalle mura, sembrano dei duri ma sono dei codardi, questo è sicuro. Ma eventualmente se mai doveste trovarvi in pericolo e volete evitare i guai, so che è difficile da digerire, ma con una piccola saccoccia di moneta penso che chiuderanno un occhio anche nei vostri confronti. Non sono uomini di grandi valori, quindi... Ok. Un po' come Stefano. Bene. Ok, torniamo verso il magazzino. Oh, Davide. Ok. Fortunatamente non sono uno che offende, specialmente in diretta. Comunque. Sì, torniamo dagli altri. Ok. Mentre tornate, vedete delle guardie che vengono in direzione del magazzino, poi si fermano verso di voi. Siete voi, Sir Duncan? Questo Sì, sono io. è per voi, e ti do una lettera. Grazie. Riprendono la loro pattuglia. Prendo. Stacco. Ah, è sigillata con cosa? No, non è una busta, Ah, tanto ecco. per dire. Ah, no, ah, ok. Apro. Ok. Srotolo. Ok, trovi. È una lettera del comandante delle guardie. Immaginavo. Ok, praticamente ti chiede di investigare in maniera non ufficiale su quello che è accaduto oggi, praticamente, te la faccio in soldoni. E se dovessi trovare informazioni sulla belva, ovviamente di contattare direttamente lui e non le guardie. Però la cosa, anche se non era una lettera ufficiosa,
Era comunque sigillata da un filo di spago che è stato tolto dalle guardie, quindi quelle guardie hanno letto la lettera. Cioè, ne sei certo di questa cosa? Figli di puttana. Ops, scusate. Ebbene sì. Sono ancora lì le guardie? Adesso, ovviamente sono iniziato a camminare, però. Ah, no, le raggiungo. Ahia. Ok. Io guardo la nana, tipo faccio per coprirla, coprire la sua Ragazzi, nanitudine. sì? grazie per avermi portato la lettera del vostro capitano. Mi domando che cosa succederebbe se lui venisse a sapere che le sue fidate guardie gli leggono la posta. Letto la posta? Non so di cosa parlate. Intuizione? Non ci vuole molto, non hai bisogno di tirare, Stefano. Sì, perfettamente. So perfettamente che non sapete di che cosa sto parlando, però ipotizziamo il fatto che lui lo venga a sapere, sono sicuro che sarebbe molto dispiaciuto. Quindi, niente, sarebbe molto dispiaciuto. Loro si guardano fra di loro, tu guardano te. Buona ronda, signori. Annuiscono però col fare rancoroso e se ne vanno. Ok. Ok, ci riuniamo? Sì, allora Sì. andiamo. Marco e Davide, voi dalle frasche vedete tornare i tre baldi dalla città, o meglio dal villaggio. Noi ormai praticamente Ma noi no... vestiti di foglie, finalmente siete tornati. Ma in realtà noi eravamo ormai entrati, dicono che stavamo nelle frasche. Vabbè, era per dire. Ok, siete Guardie hanno riuniti. controllato questo deposito, gli faccio allora. Sì, sono venuti a romperci le scatole anche a noi, mentre, o meglio, anche a lei, indico Gwen, mentre facevamo colazione. Penso che stiano solo cercando la bestia, però non ce l'hanno con noi in particolare. No, no, no. È No, successo con anche lei. questo. È successo anche questo. Quando siamo usciti dalla locanda, e porgo la lettera che cos'è? Levati. Sebastian. Basta. Sì, no, mi è partito un link. A Sebastian, Ah, il... sembrava uno spettro No, che aveva assaltato durante la diretta. no, no. Il capitano delle guardie ci ha fatto domanda ufficiosa di interessarci della questione. Cia o tia? Nel senso che sfortunatamente per voi mi vede come il capo del gruppo. Non sto dicendo che lo sono, però parlando con me vuole anche voi. Sì, unico retaggio nobile, bla 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 bla, preferisco Sì, sparire che qualcosa portare una bandierina del... nobile Ci sono nato, non l'ho scelto. Comunque, potremmo interessarci. E la prima cosa che farò, onestamente, a parte dopo che avremo discusso della faccenda che è successa in locanda, è andare dal capitano e fargli presente che se dobbiamo indagare su qualcosa che succede dentro la città, dobbiamo entrare in città. Se no è un po' un problema. Comunque. Comunque, poi io racconto di Fred. Freddy. Pensi di poterti fidare di questo capitano? Ma certo che no. Ah, che domanda. Quindi potrebbe essere anche una trappola? Probabile. Oppure semplicemente è davvero. Oppure sta giocando entrambe le mani. O meglio, se noi siamo efficienti come sembriamo, gli risolviamo il problema. Se noi non siamo efficienti come sembriamo, saremo il capro espiatorio perfetto. In ogni caso, siamo nel mezzo e quindi tanto vale provare a uscirne. Sono Credo io. d'accordo, ma secondo me dovremmo cambiare o almeno coprirci con altri indumenti. Saremo comunque quelli nuovi e daremmo l'idea di aver qualcosa da nascondere, cosa che non è vera. Vero. Però, e guardo Roberta, il suo aspetto purtroppo attira attenzione. Cosa vuoi Ma fare? E anche cosa vuoi fare? Prepararle dei trampoli? io. No, potremmo travestirla da bambino, in fondo nessuno potrebbe riconoscerla. Ti guardo malissimo. Comunque, quando aveva detto trampoli, io ho pensato a metterla a far tramezzini. Martina, tu hai fame, vai a mangiare, secondo me. Sempre fame.
Allora, Roberta, tirami saggezza. Saggezza. Che vediamo dove il DM ci farà arrivare la soluzione a cui non riusciamo a pensare. No, semplicemente si travesta da bambino. Ma non è un halfling, è un nano. No, e gli Non dagli da funziona. fare, ma è Io un un bambino bambino grasso. Cioè. grasso. Ma dove sono i bambini grassi in questa città? Non esistono. Bam! Ok, allora, prima di tutto tu resisti alla voglia di dare una martellata al ginocchio buono di Sebastian. Ecco. Quella diciamo che è la cosa L'altro era più stato obliterato importante. nell'altra. La seconda Questo cosa è che ancora. tu rifletti sulle parole delle guardie, loro ti hanno dato della scansafatiche di una che non lavora, quindi se ti fai vedere che ti dai da fare, non ti possono dire niente. Effettivamente. Effettivamente direi di sì.